A Terranuova torna il progetto estivo Fahrenheit. Ne parliamo con Cesare Menchi e Marco Bronzi, coinvolti quindi educatori ma anche gestori dei locali che accolgono i giovani. Perché che tipo di progetto si propone in questo 2014? Allora, diciamo che il progetto Fahrenheit ormai è un progetto che ha un anno di età, quindi è un progetto giovane per i giovani. Dopo il grande successo dell'inverno, comunque dopo gli interventi fatti durante l'inverno, anche d'estate riproporremo come amministrazione il progetto Fahrenheit, che è un progetto che tende sostanzialmente alla gestione di quelle che sono le attività notturne all'interno del centro storico e la novità dell'estate appunto rispetto al parco pubblico attrezzato. L'idea è quella di andare a gestire con tecniche di operativa di strada quello che accade la notte, insieme però ai gestori, perché abbiamo capito e visto che l'importanza di fare questo tipo di interventi, che sono interventi sociali, e la buona riuscita l'abbiamo esclusivamente se facciamo sinergia con chi gestisce i locali. Quindi, durante le notti, diciamo, terranovesi proposte anche di tipo culturali e proposte di tipo animativo. Da Beta Bar ai locali del centro, come vi muoverete in sinergia con gli operatori? Ma già l'anno scorso abbiamo testato come posso dire, dei metodi alternativi per coinvolgere persone in varie tematiche. Chiaramente si va da quella, dal rispetto della quiete pubblica, o comunque del quieto vivere, fino a discorsi più inerenti al verde e al rispetto dell'ambiente. L'anno scorso ci siamo inventati un gioco con il fatto che se le persone riportavano delle bottiglie, se avevano un cambio delle spille. Quindi già quest'anno stiamo studiando qualcosa sotto questa linea. E visto il successo dell'anno scorso, magari anche più stiamo studiando una campagna per esempio per le sigarette, per le chicche, che comunque sono una cosa quasi cioè, abbastanza difficile da gestire, cercando però ecco, una via di mezzo tra il far rispettare le regole ma anche rendere divertente questa cosa. Quindi per noi accogliamo con grande entusiasmo comunque il ritorno di Fahrenheit, e sicuramente sarà meglio dell'anno scorso e migliorato chiaramente. Visto l'esperimento subito riuscito. Tenendo presente le esigenze di tutta la popolazione. Assolutamente, assolutamente.